Bagar questa mattina in Consiglio Comunale a Pescara, dove il presidente Marcello Antonelli è stato costretto a sospendere i lavori e a richiedere l'intervento della forza pubblica. Lo scontro ha riguardato la capogruppo del Movimento 5 Stelle Erika Alessandrini da una parte e i consiglieri del centro-sinistra dall'altra. Insieme al governo nazionale i due gruppi sono entrambi all'opposizione a Pescara. È molto sgradevole che vengano utilizzate vicende personali nell'ambito di una discussione che non riguarda affatto queste vicende, ma che riguarda il documento unico di programmazione. Vuol dire che la consigliera Alessandrini era in totale assenza di argomenti e quindi non poteva fare altro che trovare un modo per colpire dei consiglieri comunali che peraltro sono semplicemente indagati e stanno svolgendo serenamente la loro attività di difesa nei loro singoli processi, come nel mio caso, che non hanno nulla a che fare con l'attività politica. Io non ho attaccato i miei colleghi sul fronte giudiziario, ho risposto a delle provocazioni che vanno avanti da tempo. Oggi in aula faceva riferimento ad un emendamento che evidentemente riproponeva questioni sempre appartenute al Movimento 5 Stelle, come la partecipazione della cittadinanza alla programmazione urbanistica, e quindi ho sottolineato in aula come il PD passato in opposizione avesse, fosse stato colto, fulminato sulla via di Damasco dal fatto che ora che è in opposizione la partecipazione può essere proposta e può essere valutata, mentre quando erano in maggioranza si sono guardati il bene dal considerare effettivamente la partecipazione dei cittadini come un'azione con cui procedere. Detto questo, l'intervento successivo a questa mia dichiarazione da parte del consigliere Cuzzi ha evidenziato come, ironicamente, appellandomi come la facilitatrice del Movimento 5 Stelle, come appartenente ad un partito il cui capo politico è un venditore di bibite allo stadio, ha ritenuto di dover sottolineare quante azioni politiche di estremo rilievo e favorevoli e benefiche sono state fatte dal PD. Dovremmo andare tutti in Emilia-Romagna a vedere quante cose buone ha fatto il PD. E a questo ho semplicemente risposto che infatti bisogna arrivare fino in Emilia-Romagna per vedere qualcosa di buono fatto dal PD, perché purtroppo la realtà locale è invece è fatta da esponenti che sono sottoposti quasi tutti a azioni giudiziarie in corso. E rispetto a questo sono stata letteralmente aggredita da 7 consiglieri di minoranza che si sono sollevati urlandomi contro, e da lì è partito uno scontro generale di maggioranza e dell'opposizione di centrosinistra che ha cominciato ad insultarmi.